Io sono ancora qua. Già. Buongiorno, perché sicuramente questo video lo guarderete di mattina perché sono le 23:55 e io sono appena tornato a casa. Vi dico soltanto questo, le 23:55 sono appena tornato a casa. Un attimo. Il nostro amore ha vinto. Contro chi in un certo qual modo ci ha provato in tutti i modi, contro chi in questa settimana la partita l'aveva incattivita dal punto di vista politico, chi ha messo in mezzo il PIL dicendo che Vicenza è una città che è più dedita al lavoro e si vede dal PIL, che poi nel calcio non si sa cosa cazzo c'entra il PIL, ma soprattutto delle città ovviamente, poi il PIL dei veri presidenti, quelli sono un altro paio di maniche. Eppure siamo ancora qua. Come 4 anni fa, Cosenza su Tirol 2-0, l'andata su Tirol Cosenza 1-0. 4 anni dopo, Vicenza Lanerossi Vicenza 1-0, Cosenza Lanerossi Vicenza 2-0. Io non so che dirvi, non so che dirvi perché, a parte che ancora non ho, come dire, metabolizzato il tutto. Però cosa lo posso dire? L'anno prossimo, trasfertina a Genova, la trattoria che si riunisce e gli astri si sono allineati, va, diciamo così. Se devo analizzare la partita, devo dire che Bisoli l'ha preparata come al solito, nel senso che i primi 45 minuti non ha voluto affondare, barra, rischiare, scoprirsi, anche perché la squadra si vedeva che aveva un po' di timore. Palese, era praticamente visibile, ma e infatti diciamoci, mi ricordo un'immagine che credo non dimenticherò facilmente, che un tifoso tipo si è rivolto verso la squadra urlando, poi ovviamente i mugugni già iniziavano a sentirsi ovviamente, e questo tifoso invece di, come di dire alla squadra ma cosa state facendo, hanno detto calma, dovete stare calmi, cioè come se il dodicesimo uomo in campo, però il tifo si fosse allineato con questa squadra, quindi quasi come veramente la squadra di 4 anni fa. Che dire, è un'impresa che fin quando c'erano, no, con Zaffaroni diciamo che era molto più credibile, più prevedibile. Ma quando è arrivato il Guardiola di Cetraro, non ci credeva più nessuno. E ricordiamoci che questa squadra non era la squadra di Bisoli. Non era una squadra costruita per Bisoli, ma era una squadra costruita per Occhibelli. E Bisoli ha saputo, da vecchio volpone qual è, non mettere il suo modulo, come dire, integrare i giocatori col suo modulo. Si è messo lui a disposizione dei ragazzi. Devo chiedere scusa a tanti giocatori di per averli bistrattati non in questo anno, ma quando sono arrivati uno su tutti Albati oggi. Oggi Albati, cioè decisivo, è l'attaccante, il classico 9 che ha freddezza, non sbaglia un rigore manco, speriamo che l'anno prossimo non ne sbagli Albati con tutto il ben del mondo. Continua così, è il classico giocatore che è, cioè nel senso è sempre sul pezzo, lotta su ogni pallone, addirittura nell'azione preparato ovviamente nella fine del primo tempo, negli spogliatoi, lui praticamente è venuto a prendere palla e poi è andato a chiudere l'azione, quindi grande mossa tattica, tecnico-tattica anche di Mister Bisoli. Poi io ormai sono innamorato di un giocatore, io ormai sono innamorato di Zilli, ormai è ribattezzato Zillovic, cioè qualcosa di clamoroso. Oggi poi la giornata si è aperta, la serata più che altro si è aperta con un'altra bellissima notizia. Non ricordo da quanto tempo questa squadra, questo stemma, non vedeva il proprio nome sopra un post della nazionale italiana, perché Beppe Caso è stato convocato da Mancini per il ora non ricordo il termine tecnico, ma credo per lo stage, assieme a altri 50 giocatori, credo. Lui è stato l'unico chiamato della nostra squadra. Dispiace perché lo sappiamo tutti, cioè io non, cioè, non potrei dire, per fare anche creare un pochettino di hype, speriamo che resti.
Lo so che l'anno prossimo tornerà a Genova e quando andrò a Genova a rivederlo starò male. Lo so ormai. Ho pianto per Tutino che sono anni che doveva tornare e non è tornato. Ho pianto per Palmiero che doveva tornare e poi è tornato. Ho detto vabbè, ritorno indietro. Piangerò anche per Beppe, cioè, non, come dire, fin quando il mercato non finirà. Spero che possa tornare, ma sappiamo tutti che non accadrà. È cresciuto tanto con noi e vedere che quel nome con a fianco quella squadra in un posto della nazionale mi ha reso orgoglioso del lavoro fatto da Bisoli soprattutto. Anche se Zaffaroni lo stava sgrezzando e poi ovviamente è arrivato lui. Il Guardiola di Cetraro a metterci in passione tra le ruote e a perdere punti importanti che probabilmente questa partita, vincendo su alcuni campi come a Vicenza all'andata, finita 0-0 in campionato ovviamente, probabilmente staremmo parlando di tutt'altro campionato e probabilmente saremmo già salvi senza giocare, senza aver dovuto giocare questi maledetti playout che li ho vissuti malissimo, ragazzi, li ho vissuti malissimo, 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 malissimo. Voi direte di voce perché ero in trance, cioè ero palesemente in trance in una certa, cioè dopo il 2-0 ho detto io finalmente posso tirare un sospiro di sollievo, finalmente. Ah, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Per il pangellone di fine anno, un po' più in là, perdonatemi, ma si avvicina la sessione quando avrò non un minuto libero, ma quando avrò voglia di staccare dai libri me ne occuperò. Speriamo che ora mi vedevo un pochettino su Facebook, quando, su Facebook, Instagram, Twitter quando sono tornato. Visto che Franz, parlo con te. La situazione del traffico a Cosenza va migliorata perché la partita è finita alle 11. No, alle 11 meno un quarto, tipo, è impossibile che l'una è mezzanotte, un minuto e io sono tornato a casa da 7 minuti. Cioè, Franz. Cioè, non è possibile, ok? Che c'erano i settori ospiti e noi siamo stati sfigati da trovare i pullman che stavano per andare verso Vicenza, però che cazzo, Franz, per Diana, parlaci tu con la questura per l'anno prossimo. Cioè, non so che dire, so soltanto che è la frase che praticamente avete sentito in più questo mese, questi mesi, da quando ho iniziato a fare video. Noi siamo, come diceva il grande, ribadisco, Piero Romeo, siamo una piazza che è nata per soffrire e ci riusciamo benissimo. Però, aggiungo io, quando la nostra diletta città riprende tutto l'esio, ci allontaniamo da essa un pochettino, come dire, la soffriamo, quindi cioè, soffriamo la lontananza da essa. E già vedere tutta la provincia, perché fondamentalmente oggi erano molti provenienti dalla provincia, anche dalla città di Cosenza, sia chiaro. Però vedere gente che molti si erano ammassati, ho avuto notizie di persone ammassate in centro perché era stato messo il maxi schermo, 20.000 persone allo stadio. Che cosa devo dire? Che cosa devo dire? Che cosa devo dire? Speriamo che domani mattina cercherò di fare un post partita un pochettino più lucido. Questa è la reazione a caldo, purtroppo l'empatia che forse probabilmente non vi viene, cioè tutto, non riesco a trasmettere tutto quello che provo perché sono sfinito, però è una gioia grandissima e soltanto questi due colori sono riusciti a regalarmelo. Riescono a regalarmeli, non lo so, cioè, soltanto cioè, ora. Come se un giorno dovessi raccontare a mio figlio l'amore a uno dei miei figli, chissà, chissà se stanno guardando questo video, in un futuro prossimo, l'amore che ho per questa maglia non saprei perché nei momenti di difficoltà io questa maglia o altre quelle che ho, però l'importante non è la maglia, ma ovviamente è questo qua, è lo stemma è questo qua. Quando mi sento giù, cioè oggi nei momenti difficili, ho preso lo stemma e l'ho stretto tra le mani perché ho detto riusciamo a sbloccarlo, riusciremo a rimanere in cadetteria e alla fine è successo così. Mamma mia, mamma mia. Cioè, sono lacrime, lacrime, oddio. Spero di non
Devo iniziare a lacrimare ora perché non è il massimo, ecco. In ogni caso, spero di avervi trasmesso il minimo delle mie emozioni, delle emozioni provate oggi. E nulla, ragazzi. Ci aggiorniamo presto. Se riesco a caricarlo stasera, probabilmente domani ne vedrete un altro. Vediamo se il mio computer riesce a rimanere in carica per l'appunto. Ciao a tutti e forza lupi.